Non so. Ci sono proprio i locali e i ristoranti tra i settori più colpiti dalla crisi causata dalla pandemia. A rischio ci sono 300.000 posti di lavoro. Sono numeri da bollettino di guerra quelli presentati all'Assemblea di Fipe Confcommercio, l'associazione dei pubblici esercizi. Nel settore della ristorazione, solo nel quarto trimestre ci sono state perdite per 10 miliardi, meno 40%, 33 miliardi entro la fine dell'anno, a rischio 60.000 imprese e più di 300.000 posti di lavoro. La pandemia fa paura non solo per le chiusure imposte dal governo, ma anche ai cittadini stessi che per timore del contagio evitano gli esercizi pubblici, mettendo in serie difficoltà la sussistenza di bar, ristoranti, pizzerie, trattorie e agriturismi. Le misure del decreto ristori non bastano. Gli esercenti chiedono al governo non solo interventi d'urgenza per contenere i costi di gestione, affitti, tasse e lavoro, ma veri cambiamenti strutturali perché il ricorso allo smart working, che ha svuotato bar e ristoranti, non finirà con l'esaurirsi dell'epidemia Covid. La situazione è drammatica con molte imprese che rischiano di non riaprire. Di fronte a questa situazione chiediamo innanzitutto provvedimenti di natura emergenziale per tamponare la gravità del momento con i ristori, gli indennizi, i crediti d'imposta, eccetera. D'altra parte, interventi di natura strutturale per dare una prospettiva, un futuro ancora migliore ad un settore strategico per la filiera agroalimentare e per la filiera turistica di questo paese.